Pezzo di mondo del lavoro si riprende la piazza che il 15 ottobre era stata violentata e uccisa dal blocco nero dei violenti. Se la piazza diventa teatro di guerra, muore la politica, muore la speranza, muore l'indignazione, tutto diventa violenza. E allora è importante portare alla sconfitta estrema i violenti con la democrazia, riappropriandoci della piazza. A causa degli scontri la FIOM non ha potuto fare il suo consueto corteo qui a Roma, ma si rischia anche che il governo ne approfitta per far tacere le critiche. Bisogna essere molto attenti, perché se c'è uno che vuole trasformare la politica in guerra, se tu rispondi con le leggi emergenziali e con le limitazioni ai diritti democratici, rischi di fare il gioco di quello lì che vuole la guerra. Noi dobbiamo sconfiggere il blocco nero con le attività di prevenzione, chiedendo ai servizi di intelligence di lavorare qualche volta, di svolgere qualche lavoro. Le leggi emergenziali sono troppo speculari alla logica della guerra. Il centrodestra sta dando la colpa un po' anche ai partiti di opposizione, cioè alla fine, a furia di parlare di regime, succedono gli scontri e le lotte. Fortunatamente anche nel centrodestra sono state minoritarie queste voci, da sciacalli, i giornali della famiglia del Premier e il solito La Russa. Devo dare atto al ministro dell'Interno Maroni di aver usato invece un'argomentazione meno greve e di aver detto che c'era una differenza sostanziale tra chi voleva esprimere indignazione e chi voleva sfasciare vetrine e le teste degli altri. Presidente, questo governo è in grado di fare qualcosa per i lavoratori? Questo governo è in grado di fare molto, ha già fatto molto contro i lavoratori, ha provato a devastare le regole che hanno trasformato una condizione servile in un fondamento di democrazia e di civiltà come il lavoro. Il governo Berlusconi, col ministro Sacconi, col ministro Tremonti, ha fatto molto per devastare la civiltà del lavoro nel nostro paese.